Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo episodio della nostra vanilla. Ricominciamo da qua, nello scorso episodio ci eravamo lasciati mentre avevamo fatto la farm di concrete e abbiamo cominciato anche a fare un progetto bello importante, ovvero il mercato verticale. Se vi ricordate avevamo lasciato il tutto con tantissima concrete marrone e in effetti l'accostamento con la birch era anche bello, ma off camera ho lavorato davvero tanto e ora vi faccio vedere dove sono arrivato. In pratica ho deciso di arricchire davvero tanto quello che ho fatto, intanto qua notare che avremo il tunnel poi tutto da decorare, ma eccoci qua ragazzi, abbiamo un quadro, abbiamo le foglie, abbiamo le lanterne, abbiamo del legno, insomma ho cercato di arricchire tutta la zona cercando di mettere più dettagli possibile. In questo episodio infatti andiamo a prendere i villager e li portiamo qua, non sarà affatto facile ma pian piano ce la faremo. Per prima cosa però ragazzi vorrei cominciare a mettere qua il funghetto, ecco il perché di questa zolla di terra. E vorrei anche prendere del bone meal che dovrei avere qua dentro. Infatti è così e lo facciamo crescere insieme. Ho appena notato ragazzi che non cresce. Probabilmente ho fatto la piattaforma troppo in basso. Quindi in realtà ne faccio subito un'altra qua sopra. E proviamo a far crescere il funghetto, che darà una bella sensazione di colore con il rosso. Quindi speriamo vada bene. Quindi tutto questo io lo devo distruggere, quindi mi prendo la pala e in un attimo risolviamo il tutto. Vediamo un po' se ora riesce a crescere. Sì, infatti ragazzi, ecco qua, in pratica avevo messo la piattaforma troppo in basso e guardate un po' che bello stacco di colore dal rosso, mi piace, ora però devo tornare su e togliere tutta la terra. Quindi direi che ci siamo, probabilmente metto un po' di torce dentro il fungo così almeno lo illuminiamo, anzi le metto direttamente qua su così almeno anche se sono visibili non dovrebbero far spawnare nessun mob. E come vedete ragazzi ho davvero aggiunto tantissimi dettagli, dal quadro alle foglie. Ho deciso anche di fare un effetto un po' 3D, come vedete, con i blocchi all'infuori, in modo tale da dare appunto quella sensazione un po' strana. Ho anche terminato di fare tutto il vetro, anche là ho messo tutta la vetrata, quindi siamo messi bene con i lavori, ma ora arriva la parte più difficile, ovvero portare qua i villager. E soprattutto dobbiamo anche organizzare un sistema per portarli qua, quindi dividerli, smistarli, eliminare quelli che non ci servono, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, per prima cosa direi che possiamo lavorare anche alla stanzetta dei villager, perché sarà quello il fulcro del tutto. Infatti la dobbiamo mettere qua, in modo tale che i mob non arrivino. Ecco, facciamo una piccola stanzetta, insomma neanche troppo piccola, perché se ci pensate ci servirà un sistema di smistamento e quindi c'è bisogno di abbastanza blocchi per farlo. E poi ovviamente toglieremo tutto perché, come vi ho detto, voglio spostare la farm da altre parti, quindi è tutto provvisorio. E in pratica no, non continuate ad accoppiarvi però. Per fortuna ragazzi avevo un pistone nel magazzino, prendo anche un kart importantissimo e mi servirà però una slime ball, quindi dovrei trovarla qua. E infatti era qua nei drop per fare il pistone appiccicoso, ecco, me ne serve solo una e direi che ci siamo. Ora abbiamo il nostro sistema, dovremmo fare solo delle leve, ma in realtà credo di avere qua degli stichetti, sì. E come vedete il mio inventario è sempre messo peggio, come al solito. Intanto mi prendo anche un po' di pesci e direi che ci siamo. Quindi per prima cosa togliamo queste powered rail, che non ci servono più, e le sostituiamo con rotaie normali. Qua invece facciamo magari un pezzo del genere, quindi questa la togliamo, facciamo la curva. E qua dobbiamo fare il sistema di uccisione dei villager per forza di cose. Quindi mettiamo le rotaie fin qua, qua invece ci mettiamo un piccolo pilastrino. Qua invece ci mettiamo il pistone appiccicoso che devo ancora craftare. Quindi lo craftiamo, lo mettiamo proprio qua e ci mettiamo un blocco qualsiasi, chi se ne importa. Lo mettiamo rivolto verso qua e ci prendiamo invece il nostro blocco, così almeno qua soffocheranno i villager. Ora, se io metto qua una piccola leva, dovrebbe poter funzionare, vediamo un attimo. Quindi faccio la leva, prendo questo, la mettiamo qua. E no ragazzi, qua non funziona, a meno che non faccio così. Perfetto, quindi abbiamo il nostro sistema di killing. E ragazzi, il sistema di smistamento è pressoché fatto. In pratica ora spaccherò questo e manderemo qua il cart che prenderà i villager che arriveranno fin qua. Ora noi qua decideremo se il villager ci piace o no, se non ci piace lo uccidiamo così in questo modo, se invece va nell'iron farm attiviamo questo che lo porta qua dentro e ce li teniamo da parte per il futuro, mentre se va al mercato verticale basta invertire questo e portarlo direttamente tramite queste due leve direttamente al nostro mercato. È un po' macchinosa come cosa, ma dovrebbe funzionare. Qua però ragazzi metto due di queste, così almeno ho recuperato due rotaie normali che metto fin qua. Quindi ne metto una qui se riesco, perfetto. E vediamo, vediamo subito se funziona il nostro sistema. Quindi mandiamo il cart, che dovrebbe prendere anche un villager, spero, da qualche parte, sì. Ora lo rimandiamo dov'era, quindi aspettate che facciamo così e rimandiamo il cart.
Rendi pure un villager, vediamo un po' cosa abbiamo beccato. Spero, esatto, non il farmer. Proprio quello che non devo togliere da qua, perché è importantissimo. Quindi togliamo il cart. Ecco, e ci riproviamo ragazzi. Ci vorrà un bel po' per smistarli tutti. Questo è buono. Questo va sicuramente al mercato ragazzi. Quindi aspettate che lo mando al suo posto se riesco. E ovviamente c'è troppa gente per farlo. No, assolutamente no. Questo va al mercato. Quindi dobbiamo fare così e dobbiamo anche fare così. Quindi ho fatto apposta questa stanzetta, che però ora noto è inutile. Quindi sapete cosa? Ecco, spacco direttamente questo e mando direttamente il villager al mercato. E ci vorrà un bel po' per incastrarlo. Quindi ora lo seguiamo e vediamo un po' come metterlo e soprattutto dove metterlo nelle cellette. Quindi il villager sta andando. Perfetto, sta andando. Vediamo un po', io non vedo. No! Ah, perché qua manca una rotaia. Beh, chi se ne importa. Ecco, lo mandiamo. E ora però ci serviranno anche delle rotaie normali. Quindi il villager è andato e ce lo ritroviamo là. Quindi ora faccio un po' di scorta di rotaie normali e vediamo un po' dove metterlo. E ragazzi, eccolo qua. È arrivato da queste parti, sono contento di questo. Direi che può anche restare da queste parti. Quindi sapete cosa? Facciamo una piccola curva e lo portiamo fin qua. Perché questo è il punto dove resterà il nostro villager. Quindi ora cerchiamo di spingere il cart in un modo intelligente, se riusciamo. E prevedo già tante, tante belle cose. Aspettate che mi conviene spaccare direttamente questi blocchi per farlo. Ecco, e spingerlo direttamente così. Forza, villager, vai pure al tuo posto. Ci siamo. E ora, ragazzi, pensavo di utilizzare i muretti di cobblestone per fare qualcosa del genere. Quindi fare così. Ora questo va anche spaccato in questo modo. Il cart me lo riprendo, assolutamente. E ci metto anche il muretto. Quindi aspettate che però ho spaccato mezza roba. Ecco, lo mettiamo qua. Ora qua ci mettiamo il muretto. E ci siamo, ragazzi. Abbiamo il primo villager quassù. Voglio mettere anche un item frame con le nostre stringhe. Così almeno sappiamo a cosa serve questo villager. E dopo aver fatto tutto questo casino, direi che possiamo tornare alla nostra farm e continuare la selezione. Ecco il primo intruso che scappa. Ora lo porto dentro e lo lasciamo per la farm di iron, perché appunto non ci serve, non ha neanche trade, quindi è perfetto per l'iron farm. Quindi questo ce lo mettiamo nella stanzetta che ho fatto laggiù. Spero vada tutto bene. Intanto, ecco, facciamo qualcosa del genere. Grazie, lo chiudiamo anche dentro. E dovremmo esserci, quindi un altro paio di spinte e lo buttiamo dentro. Emergenza, ne è scappato un altro. Vediamo un po' chi è lui. Spero non sia il farmer. Ah, lui vuole la lana. Che in realtà è un buonissimo scambio. Quindi sapete cosa? Porto dentro anche questo. Quindi ragazzi, ora dovrò ripetere tutto questo meccanismo all'infinito, fin quando non avremo tutti i villager perfetti, quindi quelli dell'Iron Farm, e in realtà ce ne servono 4 per parte, ma visto che li abbiamo, direi che possiamo tenerne 6 per parte, quindi ne teniamo 12 per l'Iron Farm e gli altri li mettiamo nel mercato. Come vedete anche questo è un ottimo villager perché richiede solo 16 stringhe, quindi abbiamo tantissimi smeraldi, quindi me ne approfitto e lo porto dalla mia parte. Ok ragazzi, è passato un bel po' di tempo, intanto è notte, quindi io comincio a combattere un po' i mob che spawnano appunto di notte. Strega, 2 colpi, shottata, benissimo, vedo anche un creeper là che non mi piace per niente. E me ne torno a casa, prendo anche questi. E direi che ci siamo, perché ho isolato nel nostro mercato verticale i villager più importanti. Ho deciso infatti di non prendere dei clerici, semplicemente perché avevo terminato i trade, ragazzi. E sprecare degli smeraldi per poi avere 40 rotten flash, secondo me, non è il massimo. Dovrò aspettare, infatti, che ne nascano altri. E pensavo off camera di spostare l'intera farm in modo tale da far nascere i nuovi clerici. Ora andiamo a dormire un attimo, così vi faccio vedere un po' a che punto siamo con il mercato verticale. Nel prossimo episodio vi faccio vedere che la farm sarà in un'altra parte di mondo. Salve, scappiamo e per favore non esplodere, grazie, vicino a casa. Quindi voliamo verso il nostro mercato verticale. Sto notando tantissimi mob intanto. Ecco, io dovrei anche planare qua. Per fortuna abbiamo l'accesso facile. E ora vi faccio vedere un po', anche perché voglio terminare le decorazioni insieme a voi. E poi appunto, come vi ho detto, nel prossimo episodio probabilmente vedrete dei cambiamenti. E ragazzi, ci siamo! Ora ho già predisposto tutto per il prossimo villager. Magari mentre pulisco, tra virgolette, la farm, magari ne becco qualcun altro e li aggiungo, magari off camera. Quindi non stupitevi se nel prossimo episodio ne vedrete qualcun altro. Ma non credo sarà così, perché appunto gli scambi più efficaci direi che li abbiamo tutti qua. Infatti ho ucciso il primo villager con le stringhe e ci ho messo questo che ne ha 16, che è molto più vantaggioso.
pericoloso. Stessa cosa vale per lo Shepherd, che chiede 18 blocchi di lana, che sono fattibilissimi, mentre qua ho preso un cartografo che ci servirà in futuro. Ok ragazzi, ho preso un bel po' di lana, neanche troppa, ma direi che ci può bastare, perché voglio decorare appunto il mercato, e per farlo mi servirà tantissima lana, quindi ora prendo gli ultimi pezzi e andiamo a completare il lavoro. Quindi cominciamo, crafting table, e facciamo tantissimi banner. Ne facciamo due ciano, ne facciamo due rosa, insomma li facciamo di tutti i colori. Banner ragazzi li mettiamo semplicemente a giro, così li facciamo un po' tutti colorati con diversi colori. Voglio creare una sorta di piccolo arcobaleno, in realtà questo è troppo simile quindi lo togliamo. Ecco, magari qua ci mettiamo, non so, il rosso piuttosto che l'arancione, eccetera eccetera. Quindi magari ci mettiamo, no, il giallo. Ciano, poi magari ci mettiamo un bell'arancione proprio qua, per farvi vedere che secondo me così cambia davvero aspetto. E magari qua ci mettiamo un rosso proprio qua nelle scale. Come vedete dà tantissimo colore e mi piace molto l'effetto. Con gli altri pezzi di lana invece ragazzi, quelli che ci sono rimasti, vorrei fare dei tappeti, perché ogni villager avrà i tappeti tutto attorno, perché non mi piace l'idea che siano così spolli. Quindi sapete cosa? Aspettate che voglio che si sposti il villager. Ecco, per farlo riesco a farlo spostare, ci vorrà un bel po', però come vedete con il muretto e tutti i tappeti rende molto di più. Ecco, l'effetto finale dovrebbe essere praticamente questo per ogni villager, quindi avremo tantissime bancarelle di diversi colori, quindi dovrò stare a FK a prendere tutta la lana eccetera, e probabilmente anche quassù metterò tutte le bandiere. Sicuramente ragazzi mi piace come effetto, qua aggiungerò altri colori, magari il grigio, il marrone eccetera eccetera, quindi devo solo farmare le pecore, ma pian piano termineremo il tutto. In pratica metterò un po' di bandiere dappertutto e sarà una sorta di arcobaleno, un mercatino bello bello, come dire, allegro. Dai, mi piace come idea, spero piaccia anche a voi, spero piacciono anche le modifiche che abbiamo fatto. Abbiamo così ottenuto il mercato verticale che ci darà la possibilità di scambiare, soprattutto con questi due villager, tantissimi smeraldi che continuerò a conservare per fare il plan bomb, quindi ben presto vedremo anche quello. Ma al momento direi che per questo episodio è tutto, io spero che vi sia piaciuto, e se così invita a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale per sapere sotto nei commenti che ne pensate. Sotto di me trovate il pulsante per iscrivervi ad altri due video. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.